Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con lo sport, con il ciclismo, perché oggi era una giornata particolare per la nostra regione. Si correva il 73° trofeo Matteotti, lo ha vinto Valerio Conti del team UAE Emirates, alle sue spalle Rubio, al terzo posto Savini per il corridore italiano. Grande soddisfazione in una corsa condizionata anche dal grande caldo. Paolo Renzetti. È stato Valerio Conti della Emirates Team a vincere la 73esima edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo che si è corso oggi a Pescara, una corsa caratterizzata dal gran caldo, una manifestazione emozionante che ha visto l'arrivo in volata di tre corridori con la vittoria di Conti che ha preceduto sul traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi Diego Rubio Ernai, terzo classificato Daniel Savini della Bardiani. È stata una gara che sulla carta non era durissima, ma è venuta fuori una gara veramente dura. A tanti giri dall'arrivo abbiamo forzato attacchi, controattacchi. Era anche difficile controllare la gara. Ho fatto il meglio tatticamente soprattutto e poi ho dato tutto nello scatto finale e fortunatamente ho tenuto fino all'arrivo. Terzo classificato al Matteotti, Daniel Savini, un ottimo risultato così come l'anno scorso. Sì, sicuramente è un ottimo risultato e se ci pensavo magari stamattina avrei probabilmente messo la firma dove c'era da mettere, insomma. Però sinceramente arrivavo con un po' di rammarico perché la gamba era veramente ottima. Penso di non aver mai avuto una gamba come oggi, però non l'abbiamo sfruttata al meglio. L'ultimo giro ero nel dietro, quindi ho dovuto fare un grande sforzo per entrare. Valerio era già andato, comunque complimenti a lui perché ha fatto veramente una sparata assurda. Stefano Giuliani, una vittoria di prestigio al Matteotti, Valerio Conti che era stata maglia rosa all'ultimo Giro d'Italia. Ma avevo detto che chi vince il Matteotti è un corridore, se è giovane è una promessa. Conti magari non è giovanissimo, però è un talento e quindi mi sono ricordato quando è partito perché era in ammiraglia che il campionato italiano andava facile, però per i pronostici non ho avuto tempo quest'anno. Alla cerimonia di premiazione presenti le massime autorità politiche con il presidente della regione Marco Marsilio, il presidente della provincia di Pescara Antonio Zaffiri ed il sindaco del capoluogo Adriatico, Carlo Masci. Per noi il Matteotti dovrà continuare, dovrà crescere perché ha rappresentato un momento importante di sport e di unione di una comunità che è quella pescarese, perché attorno al Matteotti si sono cementate tante iniziative, tante passioni, tanti sentimenti. Abbiamo visto campioni mondiali correre al Matteotti, abbiamo tifato tutti quanti per Vito Taccone, per i più grandi campioni italiani, quindi il Matteotti è nostro. Dobbiamo andare avanti, non ci possiamo arrendere all'epidemia, la dobbiamo combattere e contrastare, ma adottando le giuste regole si può fare tutto o quasi. E adesso, proprio questa mattina, la giunta regionale ha approvato una delibera che mi dà mandato di trattare con l'Unione Ciclistica Internazionale per tentare di portare qui i mondiali di ciclismo che dovevano essere corsi in Svizzera. La Svizzera ha dovuto rinunciare e adesso ci sono diverse regioni italiane, diverse località italiane che hanno fatto domanda di poterli organizzare ed ospitare, tra queste noi. La regione sosterrà il comitato promotore che ha presentato un progetto e speriamo nei prossimi giorni di poter dare questa grande notizia. Poi riapriremo ovviamente la pagina dello sport. Adesso parliamo di politica. Andiamo a Chieti perché, in vista delle prossime elezioni amministrative, l'ex capitano e direttore sportivo del Chieti Calcio, Alessandro Battisti, si è schierato apertamente col candidato sindaco Paolo De Cesare. Lo storico capitano del Chieti Calcio si schiera con De Cesare, l'ex direttore sportivo e dirigente della società di calcio teatina Alessandro Battisti, ha preso posizione pubblicamente rispetto alle prossime amministrative. Tra i cinque candidati, Battisti ha scelto Paolo De Cesare come prossimo sindaco. Conosco Paolo e la sua famiglia da anni, so l'amore viscerale che nutre per questa città.
e sono certo, appunto conoscendolo, che qualsiasi azione, qualsiasi decisione che prenderà durante la sua avventura amministrativa sarà rivolta solo ed esclusivamente per il bene vero di Chieti. De Cesare infatti rivendica la teatinità e i colori nero-verde. Tra le priorità del suo programma vi è la questione sport. Tutte le associazioni sportive cittadine sono state abbandonate e non supportate dall'amministrazione uscente, così come sono state totalmente abbandonate e vivono una situazione di degrado tutte le strutture e tutti gli impianti sportivi cittadini. Una delle nostre priorità è ripartire dallo sport, stare vicino alle associazioni sportive che portano il nome della città in giro per l'Italia e l'onore delle cronache, nonché programmare una corretta e adeguata manutenzione a tutti gli impianti sportivi a partire dallo stadio Angelini, che purtroppo, come sapete, è totalmente in uno stato di degrado. Lo stadio Angelini, infatti, storica casa del Chieti Calcio, è una delle questioni di cui il prossimo sindaco dovrà sicuramente occuparsi. Lo stadio tutt'oggi è ancora inutilizzabile, una situazione questa che costringe la squadra cittadina a emigrare negli impianti dei comuni vicini. Purtroppo è una situazione che danneggia un po' tutta la città, l'immagine, non solamente la squadra e la società della Chieti Calcio, danneggia soprattutto i tifosi che sono costretti a peregrinare in giro per l'Abruzzo, appunto, per vedere e sostenere i propri colori. Parliamo sempre di elezioni, ma ci spostiamo ad Avezzano perché è stata presentata la lista della Lega per le comunali a supporto di Tiziano Genovesi. Il candidato sindaco del Carroccio torna a polemizzare con la candidata di Forza Italia, Anna Maria Taccone, chiedendone a gran voce le dimissioni dalla carica del presidente di ACIAM. 12 uomini e 12 donne. C'è parità di genere all'interno della lista della Lega a supporto del candidato sindaco ad Avezzano, Tiziano Genovesi. In conferenza stampa sono stati presentati 24 candidati del Carroccio che, assieme a Fratelli d'Italia, UDC e Cambiamo Futuro, sostengono il candidato sindaco alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Genovesi dice della sua squadra che è la migliore possibile per la città. È la migliore espressione della città, secondo me, perché abbiamo composto una lista che è fatta di 12 uomini e 12 donne che provengono da tutti gli ambiti e gli spaccati della società civile. Sono tutti uomini e donne che stanno dando nei loro ambiti professionali delle migliori esperienze e delle migliori sinergie. Sempre più probabile il ballottaggio. Da questo punto di vista, il candidato a sindaco ribadisce che non ci saranno inciuci. Non siamo disponibili e disposti a fare inciuci o inciucetti con nessuno, quindi noi stiamo lavorando con la coalizione di centrodestra in maniera unita e compatta, e nel momento in cui andremo al ballottaggio parleremo alla città e veicoleremo quello che è il messaggio politico del centrodestra, veicoleremo quello che è il messaggio politico di Tiziano Genovesi, ma senza snaturare la composizione di partenza e senza dover fare accordi o accordicchi con nessuno. Infine Genovesi evidenzia la necessità politica delle dimissioni dalla presidenza di ACIAM della candidata a sindaco di Forza Italia Anna Maria Taccone. Ma c'è un'opportunità di carattere politico, io non ho mai detto che è incompatibile, ineleggibile, ma ho semplicemente detto che per opportunità politica una professoressa che ambisce ad essere il nuovo della politica avezzanese deve dimettersi per non poter falsare quello che è il corso della campagna elettorale, per non utilizzare il gettone di presenza che percepisce all'ACIAM per poter fare la sua campagna elettorale. Cronaca adesso: è precipitato per 10 metri sulla via direttissima del Gran Sasso, il sentiero che conduce alla vetta del Corno Grande, a quota 2912 metri. Un turista romano di 57 anni in cammino con il figlio è stato salvato dal soccorso alpino. L'escursionista romano avrebbe perso la presa delle mani precipitando lungo la parete rocciosa, ma finendo fortunatamente contro altri escursionisti che ne hanno bloccato la caduta nel vuoto. Sono stati proprio loro ad allertare il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo, intervenuto con l'equipe medica a bordo dell'elicottero del 118 decollato dall'aeroporto di Preturo all'Aquila. Dopo averne verificato le condizioni fisiche, è stato stabilizzato, imbracato e tratto in salvo a bordo dell'elisoccorso con il verricello. L'escursionista ha riportato alcune fratture, ma non è per fortuna in pericolo di vita ed è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila. E si è tolto la vita ieri nel carcere di Castrogno, dove era detenuto Dante Di Silvestri, il 64enne caldaista di Giulianova che nel 2016 uccise Paolo Cialini al culmine di una lite stradale. A Di Silvestri era stato negato il permesso di lavorare all'esterno del carcere.
con ogni probabilità è stato il no al lavoro esterno al carcere a far maturare in Dante Di Silvestre l'idea di farla finita. Allorquando giovedì gli è stato notificato il provvedimento con cui l'ufficio di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di ammissione al lavoro esterno al carcere. Da quel momento i pensieri del 64enne caldaista di Mosciano, che scontava una condanna a 11 anni e 6 mesi per aver assassinato un uomo al culmine di una lite stradale, sono piombati nel baratro. Di Silvestre si è tolto la vita nel giorno del suo 64esimo compleanno nel cortile del carcere di Castrogno, con una corda trovata nella cassetta degli attrezzi che poteva utilizzare visto che da tempo era stato ammesso a fare lavori nella casa circondariale. Prima però ha scritto una lettera ai familiari e ha telefonato a casa. Il PM di turno, Laura Colica, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e ha disposto l'autopsia affidata all'anatomopatologo Giuseppe Sciarra. Nel giugno del 2016 Di Silvestre venne arrestato dopo aver accoltellato e ucciso l'imprenditore informatico 41enne di Giulianova Paolo Cialini al termine di un diverbio scoppiato per motivi stradali tra i due che non si erano mai visti fino a quel drammatico momento. La lite e poi l'omicidio avvenne all'angolo fra Viale Orsini e Via Verdi a Giulianova davanti agli occhi della figlioletta della vittima, una bimba di 6 anni rimasta nell'auto del papà e unica testimone di quanto accaduto. Secondo l'avvocato di Silvestre, Gennaro Lettieri, che lo ha assistito in tutti i 3 gradi di giudizio, l'uomo era nelle condizioni di pena di poter godere dell'ammissione al lavoro esterno. L'avvocato sostiene che la decisione dell'ufficio di sorveglianza non è comprensibile a suo modo di vedere, perché Di Silvestre era totalmente incensurato al momento dell'omicidio e oltretutto aveva dimostrato di essere un detenuto modello. Restano pertanto da chiarire le ragioni che hanno impedito di usufruire, dice ancora Lettieri, del permesso premio che gli era stato già concesso a luglio scorso dall'ufficio di sorveglianza e soprattutto le ragioni del rigetto del lavoro esterno che hanno determinato l'estremo gesto. Polemica tra la ASL di Teramo e 70 medici di base che si sono rifiutati di eseguire il test sierologico su docenti e personale ATA prossimi alle rientro a scuola. In tilt il centralino dell'ASL che ha deciso di potenziare il servizio prenotazioni per far fronte alle richieste in esubero. E scontro tra una parte dei medici di base della provincia di Teramo e l'ASL rispetto all'esecuzione dei test sierologici per il personale docente e non docente delle scuole prima dell'inizio delle lezioni fissato il 14 di settembre. In un comunicato l'ASL di Teramo ricorda che in base ad una circolare del Ministero della Salute del 7 di agosto che ha fornito indicazioni operative per l'esecuzione dei test, i docenti e il personale ATA devono rivolgersi al proprio medico di medicina generale che sulla base di un accordo perfezionato a livello nazionale con le organizzazioni di categoria devono eseguire il test. L'ASL ricorda altresì che la circolare dice in modo chiaro che solo nel caso di personale scolastico privo di medico di base nel luogo del domicilio lavorativo il test deve essere eseguito dal Dipartimento Prevenzione della ASL di afferenza. Dunque, sulla base di queste indicazioni, l'ASL di Teramo ha istituito un servizio di prenotazioni telefoniche dei test sierologici che su circa 2.800 persone operanti nella scuola in provincia di Teramo avrebbe dovuto riguardare un numero residuale, cioè circa 100 unità. L'ASL teramana stigmatizza l'atteggiamento di 70 medici sui 260 operanti nell'intera provincia che si sono rifiutati di eseguirli, rinviando i propri assistiti al numero di prenotazione. Per queste ragioni l'ASL sostiene che si siano verificati ritardi e disservizi con il servizio aziendale di prenotazione dei test preso d'assalto e il numero dedicato andato in tilt. Questa mattina poi c'è stata una riunione ed è stato deciso che da martedì 1 di settembre saranno attivate 2 ulteriori linee telefoniche per la prenotazione dei test sierologici, che saranno eseguiti dunque tutti i giorni dal lunedì al sabato presso gli ambulatori del Dipartimento di Prevenzione di Contrada Casalena a Teramo. I numeri di telefono e gli orari cui i docenti e il resto del personale scolastico potranno rivolgersi, ricorda l'ASL, solo dopo essersi accertati che il proprio medico non esegue i test sono lo 0861 42 0653 già attivo, lo 0861 42 0401 attivo da martedì 1 settembre, così come sarà attivo dallo stesso giorno il numero 0861 42 03 11.
Dal 3 al 10 settembre si terrà la settimana dell'educazione ambientale organizzata dal WWF. I corsi di formazione sono rivolti specialmente agli insegnanti. Manca poco alla settimana dell'educazione ambientale. L'iniziativa, promossa dal WWF Abruzzo, riguarda corsi di formazione che si terranno dal 3 al 10 di settembre, rivolti a insegnanti e operatori dei centri di educazione ambientale. Quest'anno scolastico, che parte con tanti dubbi e tante incertezze, abbiamo pensato di puntare sulla natura, quindi offrire agli insegnanti un corso di formazione che dia degli strumenti per poi operare nelle classi in modalità di laboratorio. Invitiamo anche le classi a venire nelle nostre oasi in modo da poter usufruire di un ambiente esterno all'aperto. I corsi si terranno nei centri del WWF, in alcuni dei luoghi più suggestivi d'Abruzzo. L'obiettivo è formare i docenti, così che poi a cascata vengano formati anche gli studenti tramite i laboratori scolastici. L'obiettivo è formare gli insegnanti perché finalmente si possa mettere al centro la natura. La pandemia che abbiamo vissuto ci ha insegnato che non possiamo vivere distaccati dal sistema naturale e che quello che è successo ci impone un cambiamento di stile di vita che può iniziare proprio dalle scuole. Si conclude la quarta ed ultima serata di Reflex d'Alba Adriatica. La rassegna dal titolo Istantanee del pensiero contemporaneo ha ospitato il professor Ivano Dionigi, latinista e accademico dell'Università di Bologna, che ha tenuto una conferenza sull'importanza delle parole. L'incontro con il professor Dionigi ha concluso l'edizione 2020 di Reflex, parole che allungano la vita, è il titolo del suo ultimo libro. Io parto, professore, dalla prima domanda che è stata rivolta a lei questa sera: perché le parole allungano la vita? Ma non siamo noi arrivati oggi e con le nostre parole che facciamo la storia. Le nostre parole hanno un'origine, una storia lontana, soprattutto noi occidentali, e le abbiamo ereditate dai greci, dai latini. Quando parliamo di tempo, di cosmo, di tecnica, di uomo, usiamo parole latine e greche, primo punto, per questo vengono da lontano. Poi le parole hanno un preciso volto, un preciso significato, e noi purtroppo ce lo dimentichiamo. Pensiamo alla parola uomo, la parola, questa figura, questo essere così tremendo, così meraviglioso e tremendo, l'uomo, il cui destino è sempre imprevedibile. Ebbene, la parola uomo non è scritta nel cielo ma in terra, deriva da humus, da terra. Pensiamo alla parola maestro e ministro, ad esempio. Noi oggi abbiamo dimenticato l'importanza dei maestri, il maestro di scuola elementare, il maestro di vita, e invece facciamo una grande esaltazione dei ministri. Ma se andiamo a vedere il valore delle parole, il maestro era colui che aveva un ruolo principale, era il celebrante principale, che aveva due servitori che erano i ministri, e i ministri oggi dovrebbero essere i servitori. Il nostro paese, abbiamo capovolto i maestri con i ministri. È stata una scommessa riproporre Reflex durante il periodo estivo e dopo un periodo di lockdown. Comunque, come la prima edizione, noi con grande soddisfazione, insomma, vediamo anche questa sera che c'è un grande consenso di pubblico e di qualsiasi età. Del resto, Reflex è nata proprio da un'intuizione dell'assessorato alla cultura, sicuramente da un proficuo incontro con i luoghi della scrittura, e ci ha regalato, sia nella versione 2019 ma in questa nuova versione 2020, delle istantanee meravigliose, e delle istantanee veramente di autori che hanno lasciato una grande testimonianza nel nostro territorio. E adesso riapriamo la pagina di sport, ma stavolta parliamo di calcio. Ovviamente partiamo dalla Serie B, perché da oggi è ufficiale: Massimo Oddo torna sulla panchina del Pescara, contratto biennale per l'allenatore che sarà presentato martedì. Di Oddo, di mercato e delle trattative che riguardano la società ha parlato ai nostri microfoni il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani. Questa mattina c'è stata la firma del contratto. Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Pescara. Il nuovo allenatore del Pescara, e credo che adesso bisogna preparare una squadra competitiva per poterci giocare un campionato che ci dia più soddisfazioni sicuramente di quello di quest'anno. È stata una scelta
che è durata diversi giorni. C'erano tanti allenatori, tanti pretendenti alla panchina del Pescara. La scelta è ricaduta su Massimo Oddo perché, Presidente? Ma perché sicuramente è un tecnico che conosciamo, ha lavorato già con noi, il direttore Repetto, ma anche Bocchetti, anche se non ci ha lavorato insieme, però soprattutto Repetto ha grande fiducia in questo allenatore, quindi è giusto che poi alla fine la scelta sia ricaduta su Massimo, e adesso cominciamoci a lavorare, perché non basta il tecnico, bisognerà fare la squadra e poi cominciare questo campionato nel migliore dei modi. Questa mattina è partito il ritiro del Pescara al Delfino Training Center, parte questa nuova avventura, si riparte dalla Serie B. Presidente, basta tornare indietro di 2 settimane al 14 agosto con il Pescara che era in lotta in questa sfida play-out con il Perugia per evitare la retrocessione. Beh, certo, è stato un finale veramente difficile per il Pescara, anche se nelle 2 partite di play-out credo che il Pescara abbia assolutamente meritato quello che ha conquistato poi sul campo. Se basta pensare ai 2 rigori, uno all'andata e uno al ritorno non dati, che il Pescara probabilmente ai rigori non ci sarebbe nemmeno arrivato, quindi però non dobbiamo capire che sul campo eravamo retrocessi, quindi vuol dire che qualcosa non è andato, e allora bisogna ripartire bene, cercare di creare un gruppo di lavoro importante e cercare di non ripetere gli errori del passato. Perché Massimo Oddo, perché no Sottile, che pure aveva conquistato la salvezza, e poi c'erano anche Pecchia, Di Biagio, e le chiedo, Presidente, se avete fatto un pensiero anche a Zeman e a Pillon per esempio. No, gli allenatori che erano sulla nostra lista erano loro, erano il mister Sottil, Oddo e Gigi Di Biagio, questi erano fondamentalmente i 3. La scelta è ricaduta su Oddo per tanti motivi, tra cui quello che ho detto prima, ma credo che qualsiasi fosse stato l'allenatore sarebbe stato sicuramente all'altezza. Presidente, non è un mistero, ma in questi giorni la società sta lavorando, lei sta lavorando anche proprio sul fronte dirigenziale del futuro, ci sono delle trattative per l'ingresso di alcuni soci nel Pescara o anche per la vendita della società? Non le chiedo di farci dei nomi, le chiedo di dirci insomma se ci sono queste trattative in corso e quali potrebbero essere i tempi per avere qualche notizia. Ma che ci stia lavorando non è un segreto, lo sapete tutti. Lo sapete da sempre, che i tempi non li posso dire perché non è che c'è una scadenza, una deadline per chiudere l'operazione. Il Pescara, con o senza nuovi soci, con o senza nuovo proprietario, va avanti, quindi non è un problema. Se dovesse arrivare una persona capace di dare qualcosa in più, sarò il primo ad esserne contento, quindi non c'è nessuna fretta, nessuna trattativa che incombe, nessuna persona che domani mattina possa in qualche modo chiudere l'operazione, per cui col tempo, con calma ci lavorerò, come ho sempre fatto. C'è una cordata cinese di Hong Kong? Sì, una cordata per appenderci, diciamo. Lasciamo perdere, che hanno detto di tutto e di più, ma veramente mi viene a sorridere perché qui ogni giorno esce una novità, l'importante è trovare gente seria. Ci andiamo in Serie C adesso, il direttore sportivo del Teramo Sandro Federico parla del viaggio a Monza per parlare di Santoro e Piacentini con i Brianzoli e conferma che ci saranno entrate solo a fronte di cessioni da parte della società biancorossa. Direttore, partiamo da questo viaggio a Monza, questa tappa a Monza delle scorse ore, pare, si dice, per Piacentini e Santoro. Ma innanzitutto perché è una società nostra amica, abbiamo ottimi rapporti da sempre e si può aprire una collaborazione importante, quindi siamo andati per iniziare a ragionare anche di mercato oltre ai rapporti di amicizia, quindi da questo poi può nascere qualcosa di interessante. Loro hanno seguito i nostri giovani e non è detto che nelle prossime settimane non si possa poi sviluppare qualcosa. Sono stati argomento appunto questi, certo, questi giovani. Certo, come è normale che sia. Ma anche loro hanno dei giocatori importanti, interessanti, ma è una sinergia che si può trasformare in qualcosa di serio anche per i prossimi anni. Quindi siamo andati soprattutto per concentrarci su questo.
oltre ad essere una società forte economicamente, ma la presenza anche di alcuni abruzzesi come Filippo Antonelli ci può aiutare, ma anche Andrea ha un ottimo rapporto con Galliani, quindi ci sono più motivi per giustificare questo viaggio. E il Teramo deve prima pensare all'uscita, soprattutto per la lista 22, qual è la situazione in questo momento, se c'è qualche ipotesi concreta di partenza per qualcuno? Ma lavoriamo ad ampio raggio perché abbiamo tante richieste per soprattutto i giovani, ma anche per i giocatori un po' più esperti. E man mano che poi uscirà fuori uno di questi, inseriremo qualche altro calciatore. Quindi dobbiamo raggiungere un equilibrio sia tecnico ma soprattutto economico. Ma il nostro obiettivo è provare innanzitutto a dare una grande possibilità a questi ragazzi che meritano, perché Piacentini è già al terzo anno, ha già dimostrato di essere da categorie almeno superiori, così Santoro, Viero ha giocato meno, speriamo poi di sviluppare anche con Diachite, con Kappa, con Birligea, gli altri giovani che abbiamo in rosa, la stessa idea e andare avanti così. Vedremo, il mercato è strano, può riservarci delle sorprese, quindi siamo contenti perché in così poco tempo essere arrivati ad avere queste richieste e queste proposte è motivo d'orgoglio comunque. Punta profili giovani in entrata? Sì, cerchiamo anche di mettere dentro qualche giovane in più e con eventualmente, se rientra in qualche scambio, anche qualche giocatore esperto. Il mister ha dato indicazioni particolari per quelli che sono i suoi principi di gioco oppure? In questo momento è ancora presto, ancora soprattutto dobbiamo capire chi poi uscirà, in base alle uscite e quindi alle caratteristiche del giocatore che andrà via, eventualmente entrerà un giocatore più funzionale al progetto tecnico e tattico del mister. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.